sono contento, come già sapete, della conferma. Dal giorno 9 prenderò servizio come secondo mandato, quindi per ulteriori 3 anni. Gli obiettivi sono quella assolutamente della riorganizzazione territoriale, della presa in carico del paziente cronico e dell'informatizzazione, che deve avere sicuramente una spinta maggiore nella nostra azienda per quanto riguarda sia la parte di fascicolo sanitario, quindi l'implementazione dei fascicoli sanitari dei nostri utenti, sia tutto quello che riguarda la digitalizzazione, quindi la presa in carico del paziente a casa e quindi con gli strumenti che ci sono adesso sul mercato digitale, quindi parlo di device che devono mettere in stretto collegazione sia la parte del medico in generale sia la parte degli specialisti. Ecco, facciamo un po' il punto sulla situazione, perché i dati non fanno registrare un decremento, si parte un po' prima rispetto agli altri anni, poi ragioneremo anche un po' sul discorso, se riusciamo ad avere delle indicazioni sul discorso delle vaccinazioni future. Sì, sicuramente in questo periodo c'è un rallentamento, però diciamo noi stiamo facendo una vita normale, questo è importante, c'è bisogno ancora di tanta attenzione, c'è bisogno di vaccinarsi assolutamente. Noi continuiamo a stare aperti anche il mese di agosto, quindi il mio sollecito è continuo agli ultra sessantenni per venirsi a vaccinare, specialmente in questo periodo di tranquillità, perché poi arriverà a settembre, tutti si vorranno vaccinare, inizieranno le file, inizieranno un bel po' di problemi e potrebbe essere scomodo. Invece in questo periodo che è tranquillo, i centri sono aperti, il nostro personale ha dovuto anche rinunciare a parte delle ferie, però per essere a disposizione della comunità noi continuiamo quest'opera. Si parla di nuovi vaccini in autunno? Questo ancora non lo sappiamo, se ci saranno, questi attuali sono sicuramente validi.